Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi noi abbiamo lanciato in maniera live al volo la versione MX di Linux perché ha una serie di tool carini che fanno vedere tutte le performance del sistema in tempo reale, compresa l'occupazione della memoria di massa, l'utilizzo dei processori, l'occupazione per esempio della memoria RAM. Allora, noi vogliamo vedere oggi come lanciare un task, cioè un applicativo, lasciando che tutto il carico computazionale rimanesse in maniera stagna chiusa all'interno di un solo core. Allora, vediamo subito che tipo di processore abbiamo e quanti core abbiamo. A terminale noi lanciamo il comando ls, che significa least CPU, che significa Central Processing Unit, appunto il processore. Se noi lo mettiamo a tutto schermo, ci rendiamo conto che il nostro processore è un AMD E2 7110 APU, significa che ha, diciamo, le istruzioni grafiche embeddate, non ha una scheda grafica discreta, è molto di fascia bassa e che ci dà 4 core per socket, quindi questo è single socket e ha 4 core. Potrebbe essere anche un dual core con due thread per core, e questo tipo di analisi ci presenterebbe per esempio un numero di core uguale a 4, ma noi per questo tipo di esempio teniamo conto che ha 4 core, quindi il nostro processore ha 4 core. Noi vogliamo lanciare dei task chiusi all'interno di un singolo core per far sì che ci sia un accesso alla memoria diretto e per far sì che questo tipo di task sia più efficiente. Allora, facciamo una prova, lanciamo subito questi tool che ci sono in MX Linux, molto carini, si chiamano Conky. Se noi digitiamo Conky e lanciamo Conky Manager, ti ho visto che quello più carino, ma questo l'ho scelto io, si chiama MX Full, e mettiamo il segno di spunta e chiudiamo. Vedete, MX Full ci fa vedere tutte le cose che ci sono all'interno del nostro computer, ma in particolare ci fa vedere i 4 core separati. I 4 core. Allora, noi adesso che cosa faremo? Lanceremo per esempio dei benchmark grafici dicendogli in quale core li deve fare. Andiamo sempre all'interno del terminale, restringiamolo per vedere bene quello che fa, e scriviamo questo comando che si chiama task set con l'espressione 0x2, che significa cioè lancia questo task all'interno del secondo core del nostro processore, quindi 0x2, e facciamo Firefox per esempio. Noi stiamo lanciando il browser web Firefox con il comando task set, dicendogli che Firefox dovrà funzionare esclusivamente all'interno del core 2. E vedete che noi, se vi rendete conto, già abbiamo visto un picco nel core 2. Lanciamo i tool online Whirlpool, che è un tool online per fare un benchmarking della scheda grafica, anche se questo computer non ce l'ha. Noi adesso vediamo che dell'utilizzo dei quattro processori, vedete che il 2 va praticamente, vedete, fino in fondo a scala. Perché va fino in scala? Perché noi abbiamo lanciato questo comando che dice che questo task Firefox deve essere blindato, messo in maniera stagna all'interno del secondo core e basta, 0x2. E vediamo che a tutti gli effetti noi, mentre stiamo verificando l'andamento di questo benchmark della scheda grafica, vediamo che soltanto il core 2 praticamente sta andando in fondo scala e gli altri core, diciamo, li sta utilizzando in maniera asimmetrica. Vedete, questo è il secondo tipo di test. Va bene? Noi adesso fermiamo questa cosa qua, perché dobbiamo parlare di un argomento molto interessante. Se noi andiamo a vedere quello che ci ha detto su LSCPU, ci fa vedere che in fondo, vediamo che cosa ci dice, ci dovrebbe essere, vedete, ci dice NUMA NODE da 0 a 3. Questo NUMA significa Non Uniform Memory Access, è un'architettura nuova che consente ad ogni core di un processore di avere un accesso diretto alla sua memoria. Allora, andiamo a vederla, perché questo è il discorso, perché talora c'è bisogno di lanciare, diciamo, dei task in questa maniera, con questa architettura. Allora, noi cerchiamo NUMA Node per capire che cosa è, e vediamo le immagini per capire. Cerchiamone una che sia un pochino, vediamo questa qua. Vedete, questa qua è l'architettura per esempio dei nuovi processori con l'accesso, diciamo, non uniforme alla memoria. Vedete che questi sono i due socket. Noi abbiamo per esempio un'architettura con due socket, il socket 0 e il socket 1,
con il primo processore, con il secondo processore, ognuno ha i suoi core, non ci interessa quanto, e vedete che ognuno tramite il memory controller ha un accesso diretto, vedete la propria, e poi ha l'accesso diretto ai propri controller input output. Questo, diciamo, è la maniera che consente a un processore di gestire un task con la sua propria memoria senza accedere indirettamente ad una memoria utilizzata da un altro core di un processore. Noi l'abbiamo fatto con task set, noi abbiamo detto al secondo processore: guarda, lanciami Firefox con il benchmarking utilizzando tutta la tua memoria, quindi per lasciare il processo chiuso all'interno di questa architettura. Abbiamo visto che a tutti gli effetti il processore numero 2 andava fuori scala. Allora noi andiamo adesso su Wikipedia per approfondire questo concetto e cerchiamo un attimo che si sta caricando, cerchiamo il concetto NUMA per vedere qual è la differenza, poi se volete lo approfondire. Andiamo, bisogna disambiguare questo qua, non uniform memory access. E vedete che ci dice che è un'architettura di memoria sviluppata per sistemi multiprocessore, il nostro ce n'ha 4, dove i tempi di accesso dipendono dalla posizione della memoria rispetto al processore. Cioè più vicino e più diretto il collegamento della memoria al processore, migliore la realizzazione e la performance dei task. Nell'architettura NUMA un processore può accedere rapidamente alla propria memoria locale, più lentamente alle memorie degli altri processori e alla memoria condivisa. E noi vedete che dice l'architettura NUMA è il logico passo successivo dell'architettura SMP. Allora vediamo qual era quella precedente. Se noi ci ricordiamo il disegno di prima, vedete che invece in questa architettura, vedete, ogni processore tramite la sua cache accede alla memoria condivisa. Invece nelle nuove architetture, vedete, ogni processore accede in maniera locale alla sua memoria, se lo può fare soprattutto lanciando con task set quel comando, mentre nelle symmetric multiprocessor system vedete che tutti i processori, tutti i core accedono alla stessa memoria. Questo è, diciamo, l'argomento che volevamo trattare oggi. Vogliamo trattare MX Linux, vogliamo trattare il pannellino Conky che ci fa vedere la performance del nostro processore, però core per core, e poi abbiamo visto questo comando che si chiama task set con l'indicazione del core specifico e con l'indicazione per esempio del task. Noi abbiamo usato Firefox, ma si può fare qualsiasi tipo di altro applicativo. Bene, il video finisce qua, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, speriamo vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.